Ma guardi, noi dobbiamo fare i conti con la realtà che governiamo, quello che possiamo fare noi. Noi sappiamo che in questa realtà stiamo facendo delle erogazioni molto importanti, che molte risorse vengono fatte confluire sull'Aquila, perché l'Aquila in questo momento deve essere ricostruita. Peraltro io ho un passato trascorso in questa città di 15 anni, quindi sono molto vicino e amo molto questa realtà. Quello che io posso dire è quello che abbiamo fatto. Noi per esempio, ecco, in questi giorni ho visto che c'è stata l'assegnazione dell'appalto del rifacimento di Palazzo Margherita. Noi abbiamo contribuito con 5 milioni donati al Comune proprio per questa ricostruzione. Ecco, appunto, ricostruzione Palazzo Margherita, lì c'è sempre poi la spada di Damocle dei ricorsi al TAR. Guardi, ho letto dell'assegnazione e ho letto anche dei dubbi dell'assessore ai lavori pubblici, insomma, che esprimeva, ecco, i timori per questi ricorsi che allungherebbero i tempi. E certo, in un regime democratico i ricorsi si possono fare, quindi è normale che questo accada. Mi auguro che ci possa essere da parte anche della magistratura amministrativa la capacità di risolvere rapidamente, perché questa città non ha bisogno di perdere di tempo, ha bisogno di fatti concreti in tempi brevi.